You ready? Siamo qui a Medjugorje, come ti chiami? Gavina. Di dove sei? Sono sarda, ma vivo a Torino da 35 anni. Quante volte sei stato a Medjugorje? 30. 30? Dove e quando hai sentito parlare per la prima volta di Medjugorje? Ma ero ragazza, sentivo parlare di Medjugorje, ma non conoscevo niente di Medjugorje. Conoscevo la storia giusto per, però non sapevo niente dei veggenti, non sapevo niente dei segreti, non, assolutamente no. E perché ti ha attirato a venire a Medjugorje? Non lo so. Non lo so, no, non è curiosità. La mia amica, la Anna, un giorno mi ha chiamato dicendomi che c'era un viaggio a Medjugorje e io gli ho detto di fare i biglietti per me e mio marito. E quali sono le vostre esperienze a Medjugorje? Tante. Tante. Belle e anche brutte. Ti dico la brutta. La seconda o terza volta che sono venuta a Medjugorje, ero alla testimonianza di Visca. Cercavo un segno. La prima volta mi era apparso questo segno così senza che io lo cercassi, la seconda volta l'ho cercato io e dopo un po' mi sono detta che era un po' folle andare a cercare segni nel cielo, ho detto basta. Dopo un quarto d'ora, mezz'ora circa, durante la preghiera di Visca, istintivamente ho preso il mio iPad e ho iniziato a fotografare senza che io me ne rendessi conto. E nel mio iPad è apparso una faccia non propriamente bella e lì mi sono spaventata, però vicino c'era un viso dolcissimo di una donna che salutava, e al che mi sono convinta che era un segno che la Madonna mi aveva mandato, dicendomi che cercare segni non serve a niente, che esiste il bene, esiste anche il male, e il male me l'ha fatto vedere in quel viso bruttissimo. La cosa bella? La cosa bella che mi ha detto adesso ci sono io. E hai ricevuto guarigione con la sua Medjugorje? Dell'anima. Guarigione dell'anima, tranquillità, serenità. Io qua trovo una pace interiore, una calma che non ho trovato da nessun'altra parte, né a Roma dove c'è il mio Papa Wojtyla, né da Sant'Antonio di Padova, né a Lourdes. Io qua trovo una pace assoluta. E cosa vorresti dire alle persone che non conoscono Medjugorje, perché dovrebbero venire qui? Ma io non mi sentirei neanche di dire niente, perché io posso raccontare le mie esperienze, però devono venire se vengono chiamati. Venire con la testa per sfidare un qualcosa non ha senso, perché a volte si viene pensando di trovare qualcosa e dopo rinfacciarti, vedi, a me non ha lasciato niente. Io sono venuta qua perché sono certa che sono stata chiamata e sono arrivata col cuore molto aperto, senza chiedermi niente, senza cercare niente, tranne quella volta che ho cercato, e ho sempre visto, trovato e sentito, questo sì. Però gli altri devono venire quando sono pronti nel loro cuore. Grazie per questa bellissima intervista. Prego, grazie a te.